ed ecco la seconda, e qualche altro che ci stanno a fare. Il Milan deve rimandare la festa, la Lazio invece continua la sua corsa verso la Serie A. E questo è il succo della sfida, al di là dei ricordi polemici che tutti conoscono. È finita 1-1 e il risultato non è affatto bugiardo. In partenza è il Milan a prendere l'iniziativa migliore, dopo Collovati ecco Maldera. La Lazio tarda a carburare, la sua manovra è lenta. I rossoneri sanno approfittare di questo inizio incerto degli avversari e colpiscono. Buriani trova un varco generoso e Novellino al 15° realizza il vantaggio milanese. La reazione della Lazio è quanto mai timida, solo a tratti i centrocampisti sanno imporre sapienti cambi di ritmo, allargando magari sulle fasce per gli inserimenti dei difensori. Pippo Chesci serve Viola, ma Piotti è fortunato e devia con i tacchetti. La Lazio sfiora ancora il pareggio al 35° con Greco, questa volta Piotti è solo bravo. La squadra di Castagnera appare più spigliata, si difende con diligenza e deve tremare solo per questo contropiede di Antonelli fermato da Marigo. Anche nella ripresa il Milan inizia ben disposto, mentre la Lazio, con il suo gioco troppo stretto, fatica a portare i suoi avanti in zona gol. Alla mossa di Giacomini, che al 20° toglie Romano per far entrare Minoia, Castagner risponde con Garlaschelli al posto di Chiodi, ancora una volta in ombra. È proprio Garlaschelli a portare alla squadra la vivacità necessaria per tentare il pareggio contro un Milan che inizia a denunciare i limiti di tenuta. Al 23° infatti la Lazio ottiene l'1-1 con Capitan Bigon, ex bandiera rossonera. Una manovra condotta da Garlaschelli e Viola trova pronto Bigon.